9 euro di benzina. Fatto il pieno, sì, si parte. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi un altro giro in Vespa, ma per quest'anno credo proprio sarà l'ultimo perché siamo il 3 ottobre e comincia a fare freschino. Ebbene sì ragazzi, volevo solo fare una piccola precisazione. Questo sarà l'ultimo video
Vespa Vlog che vedrete da qui a circa più o meno un 2 mesetti, perché questo video l'ho registrato esattamente il 3 ottobre e oggi, esattamente oggi che lo sto editando, siamo il 4 febbraio del 2023. Quindi vedete voi che c'è stato un bel po' di delay da quando appunto pubblicherò questo video. Quindi questo sarà l'ultimo Vespa Vlog che vedrete e aspettiamo solamente che arrivi la primavera. Ma nel mentre continuate a seguire il canale perché usciranno anche altri video. Tra l'altro l'altro giorno ho fatto un altro video sulla neve, uscirà a breve sul canale, quindi continuate a seguirmi e niente, adesso dai, vi lascio al video. Oggi mi trovo ai laghi di Revine. Siamo vicino a Vittorio Veneto, a circa 35 km dal centro di Belluno, quindi si fa relativamente presto, sono più o meno 40 minuti di strada. Ci sono due tragitti, due percorsi che si possono fare per arrivare qui, parlo sempre da Belluno ovviamente dove abito io. Uno da una parte puoi arrivare tranquillamente dal Passo di San Boldo, che ho percorso prima come avete potuto vedere. Oppure c'è l'altro versante, si passa praticamente per il lago di Santa Croce, dal Pago, poi si scende e si arriva qui. Quindi ci sono due percorsi, come distanza, come chilometraggio più o meno siamo lì, insomma. Quindi si fa abbastanza presto arrivarci qui. La temperatura è ottima, oggi bellissima giornata. E ho deciso di scendere e di non salire di quota perché comunque comincia a fare freschino. Intanto qui c'è un albero completamente sradicato. Pazzesco. Quindi sono sceso di quota e la temperatura è ottima, ci sono circa 21 gradi. Sono con la felpa, si sta benissimo. Ho lasciato il giubbotto attaccato alla Vespa. E niente, voglio percorrere, fare questo sentiero che costeggiano, questo sentiero costeggia i due laghi, i laghi di Revine. I laghi di Revine sono due, cioè il lago di Lago e il lago di Santa Maria, penso, casomai vi scrivo sotto il nome, e non sono grandissimi, però c'è tutto il sentiero che li costeggia e quindi l'idea è di percorrere l'intero sentiero.
Allora, mi ricordo l'anno scorso quando ho percorso sempre questo tratto qui, questo sentiero, sotto il sole ovviamente, perché come potete vedere non ci sono alberi, è tutto aperto, quindi faceva un caldo bestia, ci sono stati più o meno 35 o 36 gradi, era insopportabile. Oggi invece si sta benissimo, ci sono 20-21 gradi, io sono con la felpa e si sta da Dio. Quindi, bene, meglio così. In questi posti bisogna venire in autunno per star bene, altrimenti si crepa. Ci sono un po' di cartelli. Ma come sono fatti sti alberi? Tra l'altro sono... No, scherzavo, pensavo fossero degli ulivi, invece no. Ci assomigliano però molto. Allora, sarebbe bello andare a vedere anche la panchina gigante, che penso che in una decina di minuti ci si arrivi. Bisogna comunque prendere la Vespa sicuramente per arrivare più vicino, poi ci deve essere un sentiero che porta fino su. Il problema è che in questo periodo comincia a far buio prestino, quindi sono adesso le 4:30 e fra un 2 orette comincia a far buio, quindi ora che faccio tutto il giro del lago dubito molto riuscirò poi ad andare alla panchina, però se non dovessi riuscire ad andarci quest'anno sicuramente l'anno prossimo una girata lì me la vado a fare, perché mi sa che la visuale da lì è carina. Ho portato anche il drone, vedo se poi riesco a fare una dronatina, perché il posto merita veramente. Bellissimo. Non è un lago balneabile perché ci sono un sacco di piante, come potete vedere. È abbastanza sporco come lago, sia questo che il lago di Santa Maria che sta a fianco, che è un po' più piccolino. Non è balneabile, però ci si può andare tranquillamente con il pedalò. Infatti lo noleggiano. Nel baldacchino dove ho parcheggiato la Vespa, la fanno noleggio pedalò. Allora, questo qui è il canale che collega i due laghetti, ovvero il lago di Lago e il lago di Santa Maria. E qui l'anno scorso ho visto transitare anche un pedalò, non so come abbia fatto perché boh, penso che ci sarà un 40-50 cm di profondità, quindi non ho idea di come abbia fatto attraversare questo canale, forse era un po' più... c'era un po' più di marea, quindi probabilmente la profondità era più alta, ma adesso per come sta adesso sicuramente non ci si riuscirebbe a passare con un pedalò. E questo lago passa, scusate, questo canale passa anche sotto a un punto di osservazione che è un po' più avanti e che adesso vi farò vedere. Ed eccolo lì, c'è quel punto di osservazione con il canale che passa sotto. Carino, da lì c'è una bella vista. Ora salgo e vi faccio vedere. Piccola nota, lì sopra, quello lì è il Nevegal. Ok, Nevegal, lì ci ho registrato anche un video. Se non l'avete visto, vi lascio il link sopra sulle schede. Cliccate e andate a vedere quel video perché è stato epico, soprattutto dal punto di vista della fatica. E quindi merita, merita, merita. Allora, ci si può arrivare anche da lì, però ho visto che c'era parecchio fango, quindi metto boh, meglio di no. Vorrei infangarmi le scarpe e di sporcarmi tutto. Allora, qui c'è il ponticello che collega l'altro sentiero, ma poi da quella parte lì ci arriveremo dopo. E questo qui è il famoso canale che vi dicevo prima. Quello lì è il lago di Santa Maria e questo qui è il canale e poi proprio in fondo di là c'è il lago di
del lago, Lago di Lago si chiama. Non ho idea di chi abbia dato questo nome. E questo è il punto di osservazione. Lo ricordavo più grande, eh. Ci sono un sacco di scritte. Allora, per arrivare qui ai laghi di Revine ci sono da Belluno due strade che si possono percorrere. Una è quella del Passo di San Boldo, è molto semplice, carina, bellissima per chi ha una moto. E si arriva a Trichiana, da Trichiana poi si prende il Passo di San Boldo, si scende e praticamente si arriva qui a Revine, si fa presto praticamente. E mentre l'altra opzione è quella di passare per il lago di Santa Croce, quindi fare ponte nelle Alpi, lago di Santa Croce, Fedalto e poi si scende, si passa per il lago Morto e si arriva qui a Revine. Questa seconda strada è un po' più lunga, quindi io ho preferito fare il passo di San Boldo che avete visto prima nel video, nella clip, e è carino, ma penso che poi al ritorno farò l'altra strada perché il passo di San Boldo è molto impegnativo. È parecchio pendente, quindi non è semplice da percorrere, quindi penso farò l'altro. Allora, questo è il lago di Santa Maria. Lì c'è il punto di osservazione. Questo qui è un po' più piccolo di circonferenza, il lago. Però anche qui c'è tutto il sentiero che lo costeggia ed è carino, e poi ci si ricongiunge di nuovo al punto di osservazione che sta lì. E mi sa che sta roulotte c'è un bel po' di anni, eh? Mi sa di sì. Allora, qui c'è un altro parcheggio a pagamento, però perché ho visto una persona andare sul parchimetro ad inserire le monetine, quindi sembra proprio che il parcheggio sia a pagamento. Poco più indietro c'era anche una zona bar con i giochi per i bambini e c'era anche un bel po' di gente. Allora, siamo a 2 km e 25, 44 minuti di camminata. E siamo più o meno a metà, poco più avanti ci si ricongiunge con l'altro sentiero, ovvero il sentiero dell'altra sponda del lago, e poi si torna indietro, quindi si fa il giro di boa e si ritorna verso il punto di osservazione. Allora, il paese che si intravede lì in fondo sul campanile, ecco, quello lì è il paese di Revine. Poi vi metto qui a fianco la mappa, ovvero il punto preciso in cui mi trovo. In questo momento mi trovo esattamente nella punta del lago di Santa Maria. Quindi adesso sto praticamente prendendo il sentiero che mi fa fare il giro di boa e mi fa tornare indietro.
Allora, non so se qua stiamo entrando in una proprietà privata, ma non credo perché il sentiero poi continua di qua, di là. Credo sia tutto chiuso, non ho nemmeno idea che cosa sia quello stabile. Comunque, il sentiero prosegue. Allora, ho preso il sentiero del ritorno, mi trovo in questo momento sull'altro versante del lago, quello lì. Prima eravamo dall'altra parte e ora sto prendendo il sentiero di ritorno che dovrebbe in teoria, se non mi ricordo male, collegarsi con il punto di osservazione, ovvero la casettina di legno che abbiamo visto prima. Si dovrebbe collegare lì. E quindi bisogna passare il ponticello e poi si ritorna indietro. In realtà, dalle mappe sembrerebbe che ci fosse un altro sentiero, ma deve essere chiuso. Quello lì deve essere chiuso perché prima, quando sono arrivato, c'è anche un sito archeologico che si può andare a vedere, però è aperto solamente la domenica ed è a pagamento. Lì, in teoria, ci si dovrebbe collegare con questo famoso sentiero, insomma, che però non si può percorrere perché è chiuso. Infatti, se non mi ricordo male, l'anno scorso c'era una sbarra dove non si poteva passare. Quindi l'unico sentiero che si può percorrere sarà questo qua che vedremo adesso. Allora, quello che si intravede lì in fondo deve essere stato una volta, ma tantissimi anni fa, molto probabilmente un ristorante con la veranda esterna affacciata sul lago, bellissimo, ma adesso in stato di abbandono. Anche se stanno facendo i lavori, non so se vogliono riqualificarlo in qualche modo. Speriamo perché deve essere carino come posto per cenare, insomma, anche perché è un luogo, come dicevo prima, abbastanza turistico questo qui, abbastanza ricercato, quindi sicuramente farebbe un po' comodo a tutti avere un ristorante, perché qui a Revine c'è solamente un bar sul lago, non ci sono ristoranti, quindi probabilmente anche un hotel, non lo so, perché è un edificio a 3 piani, 2 o 3 piani, quindi potrebbe essere stato anche una sorta di bed and breakfast, ristorante, hotel, insomma, una cosa del genere. Allora, qui abbiamo un'area barbecue, me la ricordo perché un po' di anni fa sono venuto qui con degli amici a Pasquetta e abbiamo fatto grigliatone. C'è un piccolo parco giochi per i bambini e un bel po' di tavoli. Lì in fondo poi ci sono i barbecue, basta portarsi la carne, portarsi magari anche la carbonella, così si accende il tutto a fuoco. E via, e poi ci si può tranquillamente mangiare il tutto
in questi tavolini. Mi ricordo che quell'anno era strapieno, infatti tutti i tavoli erano occupati e niente, ci siamo seduti per terra, mi ho portato via un telo e niente. Comunque la zona barbecue, questa infatti purtroppo ci sono anche dei rimasugli, bottiglie, sì, insomma. È pulito e poco dietro c'è il parcheggio. Qui d'estate è coperto, è l'ombra, quindi per chi mangia sotto è benché riparato, poi gli altri si attaccano. Allora, in questo punto siamo nel mezzo dei due laghi, ovvero il lago di Santa Maria di qua e il lago di Lago dall'altra parte. Praticamente stiamo arrivando al punto di osservazione che abbiamo visto prima. Allora, questa qui è la mappa. E noi siamo praticamente qui. Siamo qui, nel mezzo tra i due laghi. Ora mi trovo appunto qui, ho fatto questo sentiero e poi riprendo questa stradina che mi riporta praticamente al parcheggio, ovvero in questo punto qui dove ho parcheggiato la Vespa. Ho notato che intorno al lago, lungo questi sentieri, ci sono un sacco di barchette, ma abbandonate, cioè prese proprio malissimo. Ad esempio, queste qua me le ricordo, le ho viste anche l'anno scorso. Queste sono delle cornici e lì c'è un pedalò mezzo affondato. Non lo so perché non li tolgano, onestamente, anche perché non è che siano così bellissimi da vedere. Comunque, vabbè.
Allora, ci troviamo in questo momento, in questo punto qui, e io devo arrivare esattamente qui, alla baita dove noleggiano i pedalò. Allora, sono esattamente le 18:22. Ho fatto una volata col drone, appunto, avete sentito anche Siri, molto bene. Allora, ho fatto una volata con il drone, spero che le riprese siano venute fuori bene perché la luce non è moltissima. Adesso non so se in videocamera rende, però non c'è molta luce e quindi mi sa che poi dovrò fare qualche lavoro in post produzione per alzare un po' la luminosità. Comunque bello bello, da quello che ho potuto vedere mentre registravo deve essere venuta fuori una bella ripresa, specialmente con lo specchio d'acqua che rifletteva il tramonto. Bellissimo. Allora, qua ci sono un bel po' di moscerini, quindi devo stare zitto perché altrimenti me li mangio tutti. Allora, non so se si riesca a capire dal video, ma esattamente lì, mal che vada, poi ve la cercherò durante il montaggio, c'è la panchina gigante di Revine. Quella che non sono riuscito ad andare a vedere perché ormai si è fatta una certa. Ma il prossimo anno ci andrò sicuramente perché deve essere veramente bello. Magari ci sarebbe anche una bella dronatina. Allora, sto arrivando al baldacchino che noleggia il pedalò. Eccoci qua. E poi più a fianco lì c'è il parcheggio che d'estate è sempre strapieno. E lì ho parcheggiato la Vespina, che ora mi vado a riprendere e comincio anche a vestirmi perché comincia a fare freschino. E voilà. Allora ragazzi, sono appena arrivato a casa, sono esattamente le 7:30, giuste, in questo momento. E sono arrivato a casa col buio, fuori è completamente buio pesto, il viaggio non è stato male, non era freschino, però insomma, con i guanti grossi, con il giubbotto imbottito, perché dentro ci ho messo anche l'imbottitura, e lo scaldacollo. Nessun problema, insomma, non sono ancora quelle temperature rigide che danno problemi, insomma, per andare via in moto. Ho incontrato diversi motociclisti tornando a casa, quindi questo significa che c'è ancora il clima, è ancora ottimo, insomma, per farsi qualche girettino. E niente, allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Questo è stato l'ultimo viaggetto in Vespa per quest'anno, perché ormai andiamo verso la metà di ottobre. Mi si è scaricata la Insta, l'ho collegata adesso al power bank, quindi non mi ricordo più dove sono arrivato. Vabbè. Allora, stavo dicendo, ultimo viaggio in Vespa per quest'anno, ormai a ottobre, siamo verso la metà di ottobre, le giornate si accorciano, comincia a far più freschino, quindi non riuscirò a fare altro, insomma, per quest'anno. Quindi penso proprio che questo sia l'ultimo video che vedrete quest'anno con la Vespa.
È stato un anno fantastico, un'estate favolosa, abbiamo visto diversi posticini. E niente ragazzi, allora io spero che questo video vi sia piaciuto. Continuate comunque a seguire il canale, lasciare un mi piace, a iscrivervi perché voglio portare contenuti sempre più belli e voglio anche investire qualcosina. Il prossimo anno vorrei acquistare la gimbal per l'action cam in modo da avere il treppiede, di avere un video un po' più stabile, anche se questa Insta comunque c'ha una buona stabilità già di suo, però vorrei migliorare ancora un pochino. Quindi lasciate un mi piace, iscrivetevi e continuate a seguire il canale perché comunque vorrei portare anche qualcosina possibilmente con la neve quest'anno, ovviamente non in Vespa, ma utilizzeremo la mia bellissima Ford Fiesta per fare qualche girettino invernale e chi lo sa, magari ritorneremo anche sul Nevegal perché l'anno scorso ci sono stato d'inverno con la neve ed è bellissimo, quindi una bella girettina al Nevegal con la neve ci starebbe, quindi chi lo sa, magari lo faremo anche. Quindi niente ragazzi, grazie per aver seguito il canale e i video fino a qui. E io e la Vespina che si chiama Leila, non ve l'ho mai detto, ma ho deciso di dare il nome alla Vespa ormai, il nome gliel'ho dato quando l'ho acquistato ormai 4 anni fa, e gli ho dato il nome Leila perché io sono un fan di Star Wars e ho dato il nome alla principessa, ho praticamente preso il nome della principessa Leila e gliel'ho appiccicato qui sul pancione laterale. Mi piaceva il nome Leila, ho preso ispirazione dal personaggio di Star Wars e gliel'ho applicato, insomma. Spero che ancora una volta il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo ad un prossimo video allora. Ciao a tutti!